preso come il denaro. Ogni tanto, se uno è quanto affogato, lo fanno dire. Passione, quella di non poter fare a meno, prima di cominciare, donare a tutte belle o brutte, dopo le che, un bel baci. Sì, buonasera a tutto questo gentile e folto pubblico. Bene. Per questa settimana chiesinese, così mi pare che si dica, ecco a voi la brigata. Presentatore nella brigata non serve a molto, ma stasera, soprattutto quando ci sono le commedie, ma stasera la brigata si presenta con delle scenette e quindi bisogna un pochettino legare queste varie scenette. Vedrete dei personaggi che sono ormai noti qua a Chiesina, le solite maschere, Colomba, Cesira, ma anche altri personaggi che escono fuori un po' dal cilindro magico della Brigata dei Dottori, che ha moltissimi personaggi, molte frecce al suo arco, per cosa? Per farvi divertire, è il nostro programma, farvi passare un paio d'ore in buon umore senza pensare a nulla, che oggi mi pare ce ne sia anche bisogno. Allora, tagliamo corto con le ciance, vedete qua la scenografia, una mostruosa scenografia, abbiamo portato quattro tir. Ah, allora se la sono dimenticata, scusate, per la prossima volta. Bene, questo primo sketch, così si dice in Inghilterra, è intitolato L'ambulatorio. Vedete, infatti, i muri bianchi ci sono. Poi abbiamo un tavolo, questo ambulatorio siederà fra poco un medico, disgraziato, dico disgraziato perché a questo medico capiterà di dover visitare Cesira e Colomba, non dico altro. Buon divertimento! Già avete afferrato, eh! Benissimo, allora, forza con l'ambulatorio e buon divertimento! Grazie, grazie. Se mi voleste dire
con una certa sollecitudine, vero? Che cosa vi ha condotte qui da me? L'autobus. Veramente la sera Cesira voleva pigliare un taxi, ma ci voleva troppi bambini. Non lo so. Ma io volevo dire la causa, ecco, la causa. Mamma mia, sarò domandato. Montaggio, devi uscire dal terghetto dentro. Perché? Ma com'è perché? Ma ha portato da un po' altro. Ma l'avvocato, signore, io sono un medico. Ha detto chi sa la causa. Ma la causa del male che vi ha portato da un medico. Ah. Insomma, chi è che soffre, chi è che soffre? È mio marito. Ha una voglia di fumare a noi, poverino, se ne soffre. Ho capito. Dunque lei, signora, è venuta da me perché si sente male suo marito. Bravo, maestra, mi andò a casa. Ma che cosa è successo? Si sente male mio marito. Gesù Maria, ma come l'ha saputo lei? Che parlate per uccidersi nei denti, Ma non è chi le l'ha detto? Ma non l'ha detto poc'anzi la signora che suo marito stava poco bene. Io mi faccio tante, dottore. A stare seduta su perché mi sento male. Oh, finalmente. Finalmente mi sento male. Volevo dire, finalmente abbiamo stabilito chi è che si sente male. Dunque è lei che si deve male. Lei è un ciurmina tutta. Lei è venuta su per accompagnare. Insomma, qui non ci si capisce più niente. Oh, guardi, se non ci capisce nulla se lo dia subito, Così non altro si va a cercare un dottore. Dicevo, lei è la paziente. No, oh, io figlio da gnocco. Sono tutto paziente. Voglio dire. Ciurmina io. E lei che si deve visitare. Va bene. Allora, una volta stabilito questo, mi dica un po' cosa sente, Io sono mezza assurda, però non sento proprio nulla, a me mi fa di sentire una musica da discoteca, ma da giù lontana. Mi dica sì, io ho preso. Dai, se no, cosa? È sintomi. No, non ho preso nulla di polacco qua, Ah, no, per l'amor di Dio, dove hai preso i sintomi io? Non me ne sono, Ma è possibile? Ma è possibile che esista gente simile? Insomma, mi dica qualcosa. Sei tu? Ma mi deve dire, io devo sapere, capisce? Io qui devo stendere la lampada. Ti spesta Nasini, C'è Nasini nella borsa, nelle docce, non fa che docce, Oh, povero, ha ragione. Con la stagione Bonosina asciuga anche subito, cos'è l'anamnesi, Ma io dicevo... Tranne un po' di fede. Devo sapere, mi racconti qualcosa. Se ne devo raccontare. Dio mio, mi racconti. Io non ti so fare, mi dice lei. Cosa? Perché cosa? Sì. Le belle sono state in mezzo. Ah, sì. Dunque. Era una bella giornata di sole. E passeri fischiavano un surami. E le sciale stonavano a garganella. Ma dico io, ma cosa ha capito? Mi raccontava una storiellina. Ciò cosa sa raccontare novelle, ma lo sa che dipende. Quando si vuole dare fede col cantano, cioè non si avvicina alla gente, a piccere la sentiti col cantano. Non lo metti in dubbio, se la piccere così sa. Ma non lo metti in dubbio che ci sia... Sì, col cantano, col cantano. Col cantano, come dice lei. Col cantano. Capito, ma per favore. Capito? Per favore, col cantano. Lasciamo stare il cantano. Sì, ha ragione, se no ci si brucia. E torniamo a bomba. Bravo, facendo. Ma quali bombe? Quali bombe? Ma che lei? Ma non c'è nessuna bomba, andiamo. Non c'è. Ma ne è naturalmente. Ma io non ho sedetevi tranquillamente. Ma non faccia mia più così, dottor. Ci fa più una sparto cardiaca tutto il tempo. Dicevo che qui bisogna cercare di parlare un po' conciso. Dov'è? Conciso. Come si fa a parlarci se un c'è? No, parlare
parlare concreto. Ci chita con i suoi amici. Adesso si spoglia, vi detto. Ci fa vedere giù della sua amici, ci soffetto. Ce n'ha altri da invitare. Insomma, ricapitoliamo, eh? Ma noi se l'ha già ricapito. Sì, mi dica piuttosto che cosa di preciso. Insomma, che accusa? No, io non accuso nessuno. Io mi sento male, ma per conto mio. Ma mi ha fatto di una messa. Te ne hanno avuto, no, 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 no. E allora facciamo un po' di storia. Lascia le sale. Ma dove sei? Ma la storia è doppia. Io sono bravo anche ai numeri, a congiografia, ma arrangio, Ma la storia non la digerisco, che i parti mi rimane attraversata coda, mio. Allora, io dicevo la storia del vostro male. Oh. In ogni modo voi rispondete, anzi lei, è la paziente, anche se è fumina, come ha detto lei, lei risponda alle mie domande, sì. Capito? Innanzitutto mi dica come si chiama. Ma perché non fa la contravenzione? Quale contravenzione? Ci mancherebbe altro. Mi occorre il nome per redigere il referto, insomma, per la cartella. Oh bene, si già tombola. Mi colpa la cosa c'è una spalla. Ma che spalla? È una butta ambiche. Senza, dottore, è il nome perché mi sento male. Se mi amavo in un'altra maniera non mi sentivo nulla. Insomma, signore, basta, la mia pazienza ha un limite, sapete, e questo limite è stato quasi raggiunto. Oh, quindi vi prego, rispondete alle mie domande e basta. Ma ha preso lo gnocco. Se dice qualcosa di male, casomai dopo ci si offesa. Allora, nome e cognome. Vieni via, ma piano piano, Cesira Falaschi. Nata d'un cane. Che le dia a tutti, ma sempre votato il meglio. Ma cosa c'entra lei? Come sta c'entra lei? C'entra zio. Io voglio dire, dove è nata? A Pisa, come Borghesina, da Trecaia. Vabbè, nata a Pisa, d'accordo. Nata a Pisa. Sono dottore. Sono dottore, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio! Io sono nata a Conignola, gli è grave! Ma, cara signora, lei non c'entra! Non ma c'entro io! Ma come vino? Mi porta per la rivista, non c'entro io! Ma sai, io sta succedendo, io ho portato su una cliente oggi, ce l'avete venuto da me! Ora mi fa piacere alla gente, lo vedi? Lo vedi, ti dico un pezzo così! Tutta la violenza è questa lì, tutta la violenza! Non sa cosa anch'io! Forza Brodo! Guardi, ritiri quello che ha detto, sa! Ritiri quello che ha detto! Lo devo ritirare? Forza Brodo! Che lei non deve interferire, ha capito? Perché qui si va facendo tardi e io devo andare via. Mi aspettano per un consulto. Bene, ci si viene anche noi, ci si portano, benissimo. Io ti vado via. La televisione danno certi telefilm fischeri, danno quando si ama, beauti folle, questa roba lì. Oh, ma una volta ti faccio vedere un consulto, ragazzi. Ma nemmeno un bianco e nero! Niente! Insomma, basta! Oh, altrimenti mi secco! Ok? Ma mi può fare il giardiniere? Casomai faccio la nonna sciarina, Dove abitate? A Pisa, mi ha detto ora! Ha detto nata a Pisa! Allora mettiamo nata a Pisa, ivi dimorante! Ma che dimorante? Non c'è dimorante a Pisa! Io sto a Pisa, andiamo a Tendi 32, ma che lavorate? Ecco, ma no, è possibile che non riusciate a capire quello che dico. Vuol dire che abita nel luogo dove è nata. Forza, buo! Nel luogo ci sono
andata su, ma no, sono andata nell'occo, perché c'è un critica. Io volevo dire che abitavo nella stessa città nella quale siete venute alla luce. Io no, sono nata a mezzanotte. Sarà stato due o tre candele, ma non me li ricordo tanto bene perché ero piccina. Va bene, allora diciamo via Battelli, vero? Sì, via Battelli 32. Oh, sono il dottore, sono il dottore, si sta anch'io via Battelli, sei masigliani. Lei sta al primo piano e io al terzo. Sopra la Demetria, la stiratura, sì. No, non c'è la stiratura. No, non ho il piacere. Non conosce la Demetria? Un conosce la Demetria? Non ci vergogno a conoscere la Demetria! La conosco da tutte le parti, oh! Anche a Michi la conosco! No. Non so via, la conosco! O che Laura c'ha lei! Qualche volta dice la porto via a visitare! No, ma c'è mio soddisfazio! Fa certi discorsi pischeri da Demetria! Sì! Mi dica piuttosto, che cosa ha avuto da piccola? Io? Sì. Da piccina? Da piccina, sì. Non me lo ricordo più a tanto bene. Forse il giovanotti va dentro, Aspetta, non mi viene a me. Sì, no. Sì, tu. Oh. Al battesimo la tenia. Alla cresima un trenino, perché sbagliò, non credevo che fosse terra, mio fratello. Alla prima unione una bella bambolina di biscui, bellina. Chiudeva gli occhi, stringeva il buo, bellina. Ma signore, ma tutte queste cose non interessano qui alla medicina. Perché no? Ha ragione, la medicina non bisogna attingere il buo per prendere la medicina. Posso scrivere sulla cartella che ha avuto la bambolina, eccetera. Ah, no, 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 lei non sa con la panni, Io intendevo dire cosa ha avuto di male. Ah, io più di tanta miseria, più male di meno di io. E come sono malattie, malattie serie, ne avete sofferte? Ah, io ho sofferto il sollevio, ma non mi ha serio, fa schiantare il ride, Io ho avuto cotoni da piccina, ho preso la frase da mi pare. Santa la frase. No, la santo basta. Va bene. Non mi affetta pensare a un'altra cosa. Mi dica un po', dov'è che le vuole in particolare? Ah, dove mi sente? Dunque, ci ha sentito il tuo mi sente dubbioso. È un malessere generale. Ma generale? Caporal maggiore? No. Vuole dire un malessere diffuso? No, mio, ma che diffuso? Ma insomma, le sente come ha detto lei in ogni cosa? No, no, lei l'ha detto in italiano, ha detto dugniosa. E va bene, ora certe sottigliezze, dico, ma in particolare ci sarà un punto ove le vuole più che altrimenti? Ha ragione, mi sente dugniosa? Come devi dire? E un po' di più qui alla bocca dello stomaco, proprio. Un po' più su, al naso. Al naso. Allora qui ci vuole la visita di un otorino laringoiano. Un altro? No. Ma col torino? Ma cosa mi fa? Oh, ma cosa ci ha fatto del tipo nell'ambulatorio? Non c'entra il naso. Voglio dire, signora, si vuole accomodarsi di là, si sdraia subito. Ma saremo sicuri? Le faccio una bella visita, va bene? Da dottore, dopo un po' anche a me, Di cosa? Che pesca anche qua? No, sei di visita. Ma perché, si sente male anche lei? No, se c'ho visita su pezzi per fargli un bagnino. Ma ora, insomma, mi ha fatto venire voglia. Va bene. Signora, se vogliamo accomodarci di là. Ma io ci vengo mai tanto volentieri, non sono invece sottura di l'altro. Ma la visita di sicuro lì, oggi c'è la cesina. Andiamo, mi mandano il Gandis e ora, No, no, io non ci posso Non ci vado di là sola, mi lasci mi sola. No, e neanche mi vergogno. Ma come si vergogna? Ma signora, sa che nella mia carriera sanitaria quante ne ho viste? Ma che fanno schifo me lei non mi ha viste, no? Sì, quello è vero. Si vuole accomodare. No, mamma. Senta, io ci vado, Una donna costretta, ma ci vado. Oh mio, mi lasci visto.
Sa, ci tiene a fare un riordo dopo che non c'è più, no? Senta, piuttosto, tante volte per saperlo, per regolarmi, cosa mi calma di più? Una ghilla o un guancialino, eh? Oh, mamma, che mi fa il cartone! E il piumone li porto, sì. Senta, ho la assa per la vole. Ti conosce? Pochi secchi, la su morte. Ma dove hai vado? Pazienti, dico paziente è quel dottore, poveraccio. Bene, vi ho detto, fra i vari personaggi della brigata stasera ne presentiamo uno, tutto nuovo. È un personaggio un po' strano, alle prese con dei problemi coniugali. Beh, questo ci sarebbe niente di strano, eh? Se fossero solo problemi coniugali, è piena l'Italia, è pieno il mondo. Ma lui, purtroppo, di moglie ne ha avute più di una, ne ha avute quattro e tutte gli sono andate a male. Ma prego, venga pure. Lo presento un po' timido, sarà magari la prima volta. Venga, buon uomo,
Ecco, l'alpino... no, che c'è? Ecco, lascio, e lascio questa grande platea. Benissimo, la lascio, qui potrà trovare di che consolarsi. Racconti pure la sua... Prego, passo avanti perché c'ho... E io lo racconto io, vai. Ecco, tanto a te me l'ha già raccontata. Io lo sapevo, gli ero nato per star solo. E invece ho figlia moglie, se no invece un sé più un tempo. Ma se la gente pensasse un po' alla sua vita! La prima l'ho rubata in casa del mio cibo, ma va su per giù la mia età. Discretoggia, un po' sofistica, tutta lustra pareva la bambolina di Bisquì. Il periodo ci fece mia altra. Accidenti a me, mi tocco un papà o pardanni. Gli era fissata sulla polizia. Vedeva il sudicio dove ci potevi leccare. Oh, se gli davi le mani, se la sciacquava 20 volte. Fuori di casa ci andava poco, dice un se ne giovava, stava quasi sempre a letto. Per forza, la notte non si dormiva. Scoteva sempre le insoli 3 o 4 volte. Dice c'era bricioli. Accostassi un ne ragionavo, un savo di pipa. Io che non ho mai fumato. La mattina mi faceva il caffè con l'acqua distillata. A disinare la pasta asciutta pareva una veniva di festa. La bolliva 3 volte. Oh, una volta voleva levare il puzzo del baccalà con la spazza. Ci rimase la oda e la lisca. I vestiti le lavavo all'acquetta. Io ero sempre in bianco, faremo il gelataio. L'asa gli era uno specchio, E dava la cera per insino sul terrazzino. Certi aprioli. 3 volte al pronto soccorso vado portato. Feci in tempo alla lavarmela di torno, se no mi ci ammazzavo. Quella sera che se nasò, indietro a dormire in campagna da un mio parente a Nodia. Nel castro, cor maiale, mi sentii di avere. La seonga e duro po'. Ci si rompe per posta, no? Mi scriveva certe lettere infuocate, pareva da nulla. Innamorati di lei. Appena la vidi, insomma, c'è malaccio. Ma poi, la prima notte dentro un camera tutto bellioso, si levò la parrucca da dentiera. Pareva il minuto con l'anima, pareva. C'aveva una rotella in un ginocchio grossa come un comero. E quell'altra secca uno scheletro. Sul petto da una parte una pompa ciondoloni sembrava stirato il ferro a vapore. Da quell'altra la cicatrice rossa pareva prosciutto di Parma. Un occhio di vetro. Poi a me faceva schifo. Passai la notte in cucina a sedere sull'acquaio per frenare l'orin. Una mattina diede a portare il sudicio in sulla porta, no? Non l'ho più vista. Positivo lo spazzino, mi aveva incariato anche lei sul buco. La terza me la presentò un maresciallo da piazza, al campo d'aviazione, no? Arma, slanciata, capelli orti a spazio. Mi fermo subito. Ci potevo pensare. Appena dentro un casa dove intervi in mezzo del barbiere. Comandava tutto lei. Oh, a ricinarsi c'era la figlia di Marine Fuso. Ci aveva certi muscoli, pareva rampo, pareva. Le dita come chiave in peso. Apriva le pinne verdi o le mani. Mi ricordo una volta, no? La scippò non duro il corpotorino. Allora dalle botte che mi chiede le fece diventare neri come carbonari. Ti metteva paura. Ogni volta mi domandavo qualche cosa mi schioccavo sulla testa. Sembrava un colonnello dell'SS. Mi
la so lei. Dice che un mio bacetto. Per forza! C'è riperita a letto di lì! C'era il periodo di rimanere gravido! Che cosa, ragazzi! Oddio. Io Dio, se la mettevo dal carrello, vinceva giù del ponte, da sé sola! Pensavo di aver finito le mute. E invece, ci ritrovai! Strano, però è successo da quando... Dopo un piace di avagliere, andavo a mangiare piccioli. Oh, prima quindi, c'era il gottino. Gente, avanti della natura. Ci si scusi, fra qui inizia il rosso. Mi poteva venire la diarrea. Oh, vuole bene alle teste che fa anche a me. Ma lì viene esagerato. Dopo due mesi in casa ci avevo. Tre cani, sei porcellini d'India, una cesta di onigiri, due tartarughe, erbollare sul terrazzino e una gatta pregna! Senza un da, di bell'altri animali che puntualmente ogni tanto venivano a grossare la schiena. Come ranocchi nella vasca, una scatola di gatti chiusa in sulla urina, una vasata di pesci per il terriccio, per insino una occhia di bianchi! Le teneva un catino sulle scale. A me mi facevo l'effetto e lei ci pigliava lo gnocco. Poi senza ottanto che costò un patrimonio. La ciccia scelta per i anni e i bussoli per i gatti. Alle galline gli dava certi poponi vassoiate di pasta e burro. Nata da un cane, gliene incasciava anche. Aveva paura che così non gli piacesse. Oh, ma ora basta davvero, Ne voglio sentire più ragionare. La camera gli era sempre piena di pulizia. Per forza dormivo gattino. Non potevi far nulla. Ogni volta che allungavo un piede, gli era tutto un pelino. Pareva Roberto Pelle, pareva. Ora basta. Ne voglio sentire più parlare. Lo sai se pesci? La presi, la carie sul camioncino, lei e le bestie, e la portai allo zoo di Pistoia. E ce l'ho lasciata, almeno lì, ruzza ogni fare. Basta, ne voglio più sentire. Ora basta davvero, ne voglio più sentire nemmeno ragionarti, donne. Sono pieno fino all'occhio, ma neanche se mi pagasse, ma nemmeno se mi venisse a implorare gli occhioni una di orbo grosso. Magari, buonanotte gente. Gli ho proposto la sola colomba, sa mai a volte la quinta moglie. A questo punto un altro attore della brigata, Fabrizio, con un problema lessicale, non dell'esso, perché lui ha dei problemi sui mestieri, cioè ha fatto tutto un suo ragionamento e ve lo vuole esporre. Così. Hai chiamato? Sì, hai chiamato? Sì, parlavo con di te. Allora che cos'è che fai con Vaselina? Cosa c'entra la vaselina? No, c'entra con la vaselina, c'entra. Ah, con la vaselina c'entra? C'entra. Vabbè, se lo dici tu. Allora Fabrizio, dentro la vaselina. Con la vaselina, vai, vai, cioè, vai. Ma va bene. Sarà simpatico, ragazzi. Dai, dai. C'è qualcuno che fa lo spazzino il vitello cenciaio? C'è nessuno? Sono spariti tutti, Dice, no, no, non sono spariti, ci hanno cambiato il nome. Perché si vergognano? Ragazzi, te in Italia, se dici che fai lo spazzino al vitello cenciaio, non ti guarda più nessuno, non ti prendono neanche in considerazione. Ragazzi, noi in Italia siamo un paese all'avanguardia, un paese di tecnici, di specialisti, di operatori, di programmatori, di stilisti, di modelloni, di lucchisti, di specialisti del lucchio. A Roma li chiamano lucchettari, a Firenze luccaioli. E lucche,
hai capito cos'è il look, no? Ci c'era la gonnella a mezza gamba, dice oggi c'è la minigonna a mezza chiappa. Quella tutta nera appicciata al culo che quando uno mira poi c'era una mia, dice Fabrizio, un giorno minigonna, come faccio che vanno in discoteca? Ci penso io, ho preso la tettrice nera, da, l'ho tinta le chiappe e se ne accorgo lì. Quello ragazzi è il look, ragazzi, noi siamo un po' all'avanguardia, siamo, come si dice, come dice Stallone, over the top, che è un po' dico le toppe, no? Over the top vuol dire essere sempre in cima, insomma dei ganzi, alla pisce, capito? Alla pisce. Oggi te sei un protagonista, per esempio, che ha fatto un 6 nessuno. Oggi ci vuole l'uomo vincente. Io sono piazzato, capito? Ci vuole l'uomo forte. L'uomo bello, virile, sai? L'hai visto? L'hai visto che quando risponde alla televisione che c'è quello bello biondo arco con gli occhi celesti che va a fare recite con la jeep nel deserto e poi si ferma a bere una oronna e c'è quella bionda che lo guarda tutta alla pata ma lui se ne frega perché c'ha da bere. Non lo metti. Ci vuole l'uomo lì oggi! L'uomo bello! Forte! Che non deve chiedere mai, tanto anche se chiede non dà nulla a nessuno. Vabbè, questo è il progresso in Italia, hanno inventato il linguaggio della vasellina, hai capito? Così dice, è tutto per meglio dei social. E ha detto anche bimbetola, meglio di lui, lo sa meglio di Grassi, bravo. Ha ragione Grassi, il socialismo è come Prost in Formula 1, ha detto, e Occhietto invece è come la Ferrari d'Arboretta, ma lì non abbiate gomme, tanto c'è. Ragazzi, oggi il promesso è così, diamo loro, dice cosa? Mi si ambiano meno e così sono contenti, non ci rompono più le scatole, non chiedono neanche l'aumento. Dice meglio di oggi? Sono andati, dice te cosa fai? Il bidello? No, dice il bidello fa schifo, dice sembra un incrocio fra un bidello e un brello, via, dice si cambia. Dice da oggi in poi te sei personale non docente. Pronto? Sì, lei parla col personale non docente. Sarà se cosa vuol dire, ma giusto? Ora per parlare con lui ci vuole una domanda a carta da bollo da 10.000 lire, capito? Ora, è tutto cambiato, no? Che è tutta così una parvenza, come nell'occhio. Te guarda, lo spazzino, tutti ve lo ricordate lo spazzino? Prima però lo chiamavano Le Turbino, Io dico, ma perché non l'hanno chiamato Le Turbano? Come si dice? Dici l'Urbino o dici l'Urbano? Urbino sei delle Marche, me l'ho detto anche. Poi siccome non mi garbava neanche per lui, ci pensa noi, si ampia. Dice allora da oggi in poi voi siete operatori ecologici. Ora sembrano scienziati, hai visto? Sentio la fina bianca per le strade, sono programmatore per la spazzatura, hai visto? Ci mettono la scheda, eh? E siccome si sentono contanti, figli di un cane, il Zurich Palletta, non ce la levano più! La serva, la donna di servizio. No, la chiama così perché quella ti dà un tassello. Quella ti denuncia, anzi ti mangia anche per la pelliccia tu. Bene ragazzi, oggi è la COF. La collaboratrice familiare. Ma l'ho portata a letto manca con i doppi del suo marito che è il. Hai capito? È cambiato tutto! Il pacchino! Ve lo ricordate di quando arrivano alla stazione, ti affacciano il finestrino se ci avete tutti i pagali, urlavi! Pacchino! Pacchino!
Fatti niente, un bieco, per forza di un bieco, non si chiama mai più facchino. Quello si chiama porta bagagli. L'altro giorno l'ho messo uno sul tettino della macchina, quando l'ho strinto si è incazzato da morire. Gli infermieri, a me che hai capito, che mi t'ammazzano oggi. Per forza, Dio, per forza, perché non vanno via chiamati più infermieri, che li soffendano. Te quando sei nell'ospedale di notte che ti senti la pancia da dolore, ti hanno operato, non ne puoi più, ti devi attaccare alla peretta, li devi urlare. Paramedico! Paramedico, ma cosa paro le bische? Hai capito? E allora i sacrestani si sono subito risentiti, hanno fatto un corteo a Roma, erano 2785, sono andati dal Papa tutti con archelli, vogliono essere chiamati paramedici. Che progresso, ragazzi, che progresso. Dico, i pastori sono intellettuali oggi. Sì, sono intellettuali. Quelli si chiamano, i pastori sono trasportatori di greggi in transito. Uno che conosco io su un biglietto d'artista ci ha messo una peolina da una parte. Hai capito? La Calabiani! A Pisa si dice la lasciata, no? Sindaco, quelli sono operatori professionali di igiene veterinaria, hanno allungato il pulpino perché ci stanno più. I ferrovieri sono trasportatori di umanità, di prima e di seconda classe. I calzolai li chiamano restauratori di antiquariato scarpato. Un cenciaio che conosco io, sul biglietto da visita c'ha scritto operatore tessile. Alla grazia di Frussanti, diga! Ne chiamano operatrici sessuali. Invece travestiti, la vista a Firenze, no? Cioè, su viali ci hanno messo anche artelli delle celesti, c'è scritto zona silenzio, operatrici sessuali di esercizio. Invece i viados li chiamano distributori sessuali. Ci sono anche senze oggi. L'arbitro lo chiamano sempre alla stessa maniera, non è cambiato niente. Ragazzi, mica è cambiato l'unico, ho la scuola, per esempio, non è cambiato tutto. Dicevo che sono razzisti, dicevano loro, cioè sono discriminatori, via, basta, ci viene a levare i voti, si mette la scheda di valutazione. Ora se un ragazzo per esempio li studia, dice la colpa della società che lo distrae con le tentazioni. Se un capisce una sema, dice no, dice la colpa è dell'antenna. Dice uno, dice a me mi pare dei cromosomi, ma che c'è? Alla fine. La professoressa del mio figlio, non lo sapete, figlia di un cane se c'è scritto sulla schiena? Ci ha messo, dice, soffre di una discrepanza tra capacità intellettiva, ritmi operativi dovuta alla società socio-economica che emargina i ceri subalterni. Io sapevo una sema se mi pigliava facevano i troiai via a scuola. L'hanno inventato il linguaggio della valentina che scivola mi ha dato a testa. Ha capito? Ora, ma ragazzi, se per esempio, non lo so, uno dice va a scuola, dice, è attratto da interessi extrascolastici. Se porta le lucertole in classe, dice, ci scrivono, lo attrae l'ecologia. Se si fa le cose sotto il banco, no? E poi manda bigliettini alla biondina accanto, dice, possiede una giornata educazione sessuale. Oh ragazzi! Qui è cambiato tutto, è cambiato. I dottori fanno uguale. Se c'è la polmonite, dicono che la bronchite.
se c'è la bronco polmonite ti diamo che la bronchi, che poi anche se muore Salotti, che tanto lui muore con l'ambizione di essere sano, meglio Dio. Capite di noi sulla vasellina, bisogna stare attenti. E scivola! E loro lo sanno cosa ci devono fare con la vasellina, ci si vede dopo, eh! Aveva ragione proprio Fabrizio, la vasellina fa scivolare tanta gente. Dunque, a questo punto doveva venire un macchinista a portar via la nostra scenografia. Enzo? Scusate, sono problemi interni, ma li risolviamo. Dov'è Enzo? Scusa. Oh, sono via, dov'è? Ma devi venire qua a portar via la sedia. Ti do la mano io, ma quando viene poi ci Ma io lo vado a cercare, senti, perché non è giusto così. Io devo presentare, devo fare anche il macchinista. Vai tranquillo. Scusate, no. Enzo! Enzo, per favore, Enzo, ma dove sei? Enzo! Bravi, bravi! Accidente raccomandato io! Quando c'è da lavoro non c'è mai lui! Pare impossibile! Ora Paolo Grippo così sta. Eccomi, ce l'ho qua! Lo fa qualcosa? Nulla! Ah, meno male, non ci va a riscuote, Ma come vieni ora non ha fatto nulla con che riscuote? Mamma mia, te la fai lunga perché sono arrivato un po' più tardi. Quest'altra volta arrivo più tardi io, siamo pari, no? Ma mi dici un po', ma perché sei venuto a questo? Lo sai che prima di sortidiata poteva portare sua e miane a fare le sue ose? Oh. E allora ce l'ho anch'io il cane, tre balletti fa. Ma c'hai il cane? C'ho bene il cane. C'hai il cane te? Sì, c'ho il cane di Pipa. Ah, cane di Pipa, capito. Dici, ma dove sta? Io te dove stai? Io sto più bello alberato a portar via. Facile, eh! E tu ne lo porti fuori di alza, ti trova all'albero, alza la cianca, alza! O io sto in Corsa Italia al quarto piano che per trovare un albero mi tocca girare mezz'ora, Vada lì, la farà un canto di un'asa, va a fare! No, e poi mi si sbuccia tutto! Mamma mia! O che cane ci avrà mai? Allora tu ci avessi un cane come il mio, cosa faresti? Che cane sarà mai? Un cane un coccherino. Cos'è? Un coccherino. Pensa all'intelligenza del mio cane, no? Fa la rimogliettina, Patrizia, no? Sì. Ci voglia a fare la cicatina, non so, a Viareggio insieme al canino, no? Sì. Chi la porta a Viareggio? La mette sul muro, no? Sulla destra c'è due mancherelle. Sì. Ma ve lo più un gelatino. O cosa vuoi? C'ha le mogliette, no? Perché è incinta? No, non è incinta. Ecco, c'ha le moglietti. Va bene, c'ha le moglietti, ma non è incinta. C'ha le moglietti incinta. Sottilio di no, non è incinta. Oh, tu, è incinta. Sottilio di no, lo sa, però sono il suo marito, no? Cosa vuol dire? Il marito è l'ultimo a saperlo. La fai finita. Che? Cosa vuoi? È incinta, No! Cosa? O c'è stata l'isola d'Elba sì. A far campeggio sì. Con la tenda sì. La tua moglie rimaneva a dormire, tenda aveva pescato, ti divertivi tanto, un po' re tante volte anche lui si può circolato dentro un bacello. Palla finita Enzo, guarda, palla finita! Ma cosa fai? Ti reggo la testa perché mi scoppia qua. Te la reggi bene. Io una visita al ginecologo doveva fare qua. Figlio di no! Oh! Tiro fuori 5.000 lire! O per mentre la folata di vento, non me butta a mare! Ah sì! E lì Cucherino mi guarda un pillocchioni, sai? Quel che ci penso io! Con quell'occhio biri 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 biri! Biri 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 biri! Che me lo fai un'altra sì. Volta? Sì! Biri! Insomma, se non può mare un quelle zampi di notava, sai che? Alzò le 5.000 lire e me le riportò. Pensa all'intelligenza del mio cane. Sì, perché te non hai visto il mio. Anche il tuo è intelligente. È intelligente, sì. O che cane è? Un 3-7. È un 7. No, è un 3-7. No, è un 7. È un 3-7. Ti dico che è un 7. Ok, ce l'hai, è il pocherino. E io sono 3-7, porca miseria. Racconta, vai!
dice la mia moglie, una di queste domeniche si porta a fare una girata al cane a Viareggio. No? Anche lui a Viareggio, ma perché ci posso andare? No, vai a Viareggio. Ci posso andare, me lo dici, vado un'altra parte. Enzo, vai a Viareggio. E ci vado sì, oh. E ci porto il miale e la mia moglie. Va bene. E vado sul molo. Hai visto sulla testa c'è tutte le bancarelle? E l'ho visto sì. Dice la mia moglie, mi offri il torrone? La sua moglie il torrone, mi ha gelato il torrone. Oh, ne mi aveva la tua cane mogliette, se la mia mi piace il pezzo duro, ci mi ho tagliato. Ma la famiglia sei proprio il discorso. Su, racconta. Allora io tiro fuori il portafoglio, tiro fuori 10.000 lire. No? Lui 10.000 lire. Oh, lui appena chiuso me te, va sempre almeno 5.000 lire su. Sicché? Allora io tiro fuori, sì, tiro fuori il portafoglio, cosa vuoi, in quel momento si scatena la bufera, no? C'erano anche uragani, ragazzi, gli uragani mettono paura, eh? Appunto, quello lì era un pifone. Queste 10.000 lire del mare galleggiavano, no? Onde di 10 metri, 20 metri, 30 metri! Oh, ma chi ci andava a misurarle, oh! Non stavo vedendo. Fermiane, mi dichiaro insomma, preoccupato. Alza l'occhio al cielo, mi guarda come ti. Enzo, ci penso io. Con quell'auto non va nasco di inciolato, no? Oh, figlia la rincorsa e si tuffa. Ah, gli dava anche di bracciata? Oh, è un 3-7, pure mio pocherino, E lì dai, ti attanno le 10.000 lire e te le riporta, lo sapete? No! Lo vedi che è intelligente, un te l'ha riportato le 10.000 lire, lo vedi? Sì, però mi portò un pesce così e 2.700 lire di destra. Sento male, poi senti queste vischiare. Se ti senti male vada al dottore, che dico ci sono stato. E cosa dà e mi ha detto sono sano un pesce. Vado a letto le galline, mangio come un bufalo, con le donne sono un toro. Sì, ma a te che ci vuole un veterinario, E poi guarda, faccio certi un po' di sogni vischeri. E per forza, oh, da un bistro ci sono dei sogni vischeri. Pensa, l'altra sera mi sono sognato che io e te sera in van senza. No! Senza le mogli! Io e te! Disceso in montagna! No! Allora c'era un bell'albergo e sotto un laghettino, no? Sì. Andavamo a pescare. Allora la mattina si è stata alle 5, no? Spesso arrivò il supermercato e si piazzò tutta la nostra turbina. Io esco sul metro invece all'amo, esco l'anda, e era imbranato, mi dà una mano, no? Bilancia anche la tua, una avanzaraggia la tua che la mia. Pa! Una trota sì, te! Pa! Una ciabatta sì! Come mi divertivo, Riesco la mia anda! Riesco la tua, la mia anda! Pa! Una frota sì! La tua! Pa! Una scarpa sì! Come mi divertivo, Riesco la mia anda di volata, rilancia, riesco la tua, la mia anda, una protosi, tre, uno stivale così, come mi divertivo. Allora, t'arrabbiassi, prendessi lo gnocco, spaccassi la anna, tutti i pesci nel laghetto, la seggiolina e t'arrabbiassi verso la pelle. Non eri ancora al fondo, io Enzo! Tu trote o sì? Come mi divertivo! Allora io ho preso lo gnocco da pelo! E lo so! Andai a Beppo! Non sapevo cosa fare a montare le scale! E andai in camera! Ho aperto la finestra e cosa ti ho visto? Che te eri lì! Ti davi su un'altra trota! La trota no, così! Allora io ci ho visto più! Ho chiuso la finestra e mi sono sdraiato sul letto. Un mero ancora sdraiato, mi sento bussare alla porta. Io faccio, avanti! O chi è? Entra dentro l'arme russo. L'arme russo? Entra dentro l'arme russo. L'arme russo? Poi! Racconta, racconta! Quanto mi sono divertito! Racconta! Cominciò a fare... Come si chiama, no? Lo stripper. No, lo
moglie lei. Sì, va bene, lo stesso. Sì, insomma, ci incominciano con tutte le foto. Cosa guardi? No, no, niente, niente. Insomma, oh, si nudo tutta. Tutta nuda? Tutta nuda, tutta nuda. E poi si sdraiò nel letto accanto a me. E siete? Ah, tu mi divertivo. E c'era, tu? Aspetta, ferma, non mi hai capito. Non c'era ancora sdraiata, mi sento tutta la porta. E io faccio avanti. Entra dentro la Serena Grande. La Serena Grande, ermasso. La Serena Grande. Anche lei comincia a fare lo spogliamento, si spoglio tutta e poi trovava di fiorità, aspetta, ti do la faccia. Ecco, su. Oh! Tu come di 10 minuti? E poi si traiò nel letto accanto a me. Io nel mezzo, la Serena Grande, io l'anno russo, io e la Serena Grande, e io nel mezzo, ma questi due monumenti, solo, solo, solo. Ma mi faccio il senso, aprivi la finestra e mi chiamavi, no? E l'avrei fatto, ma cosa vuoi? Ti divertivi tanto a tirare sulle trote. Ma guarda, parliamo di ossi. Appena sei arrivato sono venuto a mandarti. Dici un po', ma cosa ci hai fatto alla testa? Nome? Alla testa? Ah, sì, te lo conosci, mi fratello Giulio? No. E allora te lo posso dire? Sì, aspetta, Giorgino ora mi viene a me. Sì, sì, chiamalo Giorgino, prova a non fargli spalle così. Sì, ma si chiama Giorgino proprio perché c'ho lo spallo, sì, insomma, mi dici cosa hai fatto alla testa? Allora te lo conosci, no, mi fratello? Sì, devi aprire la macchina, non è il bagno, davanti allo specchio che è insaponato. Ma mi dici che sei nel bagno, davanti allo specchio, mi fai questo gesto, è chiaro che ti insaponati. Già, quando uno è nel bagno, è davanti allo specchio, fa questo gesto, se invece uno è nel bagno, fa questo gesto, Mi dici cosa hai fatto alla testa? Ma te lo conosci, mi fratello Giorgio? Sì, ma cosa hai fatto alla testa? Devi aprire la macchina, uno è nel bagno, davanti allo specchio, che ti insaponava, poi mi facevo la barba. E ti ravevi? No, mi facevo la barba. Va bene, tira dentro, facevo la barba, è lo stesso, Su. Insomma, mi dici cosa hai fatto alla testa, si può sapere? Ma te non oggi mi metto giù. Sì, ma cosa hai fatto alla testa? Devi aprire la mattina, non il bagno, lo specchio e mi insaponavo. No, mi facevo la barba e tira dentro. Sì, va. A un certo momento sento una voce che mi chiama, io apro la finestra, no? Stai un po' attento, mi hai fatto male. Ma te hai iniziato a chiedere le persiane. Insomma, mi dici cosa hai fatto alla testa, si può sapere, Ma te non oggi mi metto giù. Sì, ma cosa c'è fatto alla testa? Devi aprire la mattina, non è quando la barba in specchio, che mi insaponavo. Poi mi dicono, mi facevo la barba e mi radivo. A un certo momento sento la voce che mi chiama. Io apro la finestra, la metto in viso, lo ti rioglio. Se vedo la parte della strada, c'era uno e mi faceva scegliere di d'aiuto. Ho capito, ti sei affacciato alla finestra, dal piano di sopra, è cascato un vato, ti ha preso nella testa e te la sei spaccata. Ma ci voleva tanto, ci voleva. Ma... Cosa c'è fatto la testa? Si può sapere, Ma te non osci? E mi fratello Giorgio, non osci? Sì, ma cosa hai fatto la testa? Devi aprire la mattina con il bagno, vado allo specchio, che mi zappanavo. Mi facevo la barba e mi arrivo, a un certo momento sento una voce che mi chiama, io apro la finestra, metto la mattina, c'era una, mi faccio scendere dal cucciolo, mi ho capito, lei lo scende le scale velocemente. Sei sgusciato e ha picchiato la testa, ma ci voleva tanto, ci voleva, Ci voleva. No! Ma allora cosa c'è fatta la testa? Si può sapere! Ma te non conosci? E mi fratello su! Sì! Ma cosa c'è fatta? Devi aprire la mattina, non il bagno, davanti allo specchio che mi c'è un lato! C'è un lato a mica dentro! Ma un certo momento sento una voce che mi chiama, io apro la testa, metto la mattina, a piazzare, c'era un po' di giudizio, scendo le scale, apro la porta! Oh, ho capito, nella fila porta, non c'è andato sul marciapiede, sono di rinvettini un clevistete! E ti sei spaccato la testa! Ma ci voleva tanto? Ci voleva! No! Ma allora cosa ci fatta la testa? Ma che non osci? È il fratello Giorgio, no? Sì, ma ce l'hai fatta la testa! Devi aprire la mattina, non il bagno, vado allo specchio, che mi insaponavo. C'è la bambina, ma c'è un momento sento una voce che mi chiama, io apro la testa, mi dà la macchina, c'era uno, e mi faccio scendere giù, scendo le scale, apro la porta, attraverso la porta! Capito, devi attraversare la strada, di solito i pirati della strada con quelle foto di macchine, e ti sei spaccato la testa, ma ci voleva tanto, ci voleva,
male. Apro la porta, attraverso la strada. Oh, capito, chi l'ha attraversata la strada? Le solite donne mangiano sempre le banane e buttano le bucce da tutte le parti. Sei smusciato su 8 bucce di banane e... E ti sei spaccato la testa. Ma ci voleva tanto, ci voleva. Ci voleva. Conoscete mica fratello Giorgio? Quello fa passare mal di testa, il cappello con la faccia. Dunque, ora soltanto 5 minuti di intervallo. E ci ritroviamo con la seconda parte, però prima di lasciarvi un avviso da parte della direzione, dell'organizzazione. Mi hanno pregato di dirvi che domani, dopo la processione, ci sarà una bella sorpresa. La sorpresa sarà la proiezione di un film sul campanile. Dice, ma là che sorpresa è? Hanno detto di dire così, una bella sorpresa, la proiezione di questo film. Domani, mi pare verso le 4, dopo la processione, sempre su questa piazza. Sbagliato. Celerità, ed era anche giustificata. Ma hanno detto qua che se date retta a me, fate come Nicchere di Cecina domani. Alle 4 non vedete né il film né la processione. Però se qualcuno la vuol far da solo, cioè, siamo in libero, in libertà assoluta. Benissimo. Magari, ecco, se il bimbo scende è meglio perché... Dunque, la seconda parte inizia con uno sketch, una scenetta intitolata Giaomina. Ci troviamo, sì, Giaomina, che poi tradotto in italiano di Giacomina, no? Ma l'avevi capito da te, vero? Ecco. Giaomina, che cos'è? È il nome di una capra, ma anche il nome di una ragazza, la figliola piuttosto attempata, una zitellona, di due contadini, Gaspero e Gaspera, i quali naturalmente si trovano alle prese con questo problema della figliola zitella. Ma non dico altro perché sennò rovinerei poi quello che succede. Allora, iniziamo, non c'è nulla, immaginatevi un'aia di campagna, una casa delle nostre campagne toscane così belle, con il linguaggio bello e pastoso di questi contadini, Gaspero e Gaspera, in Giaomina. Tra quelli ci hanno rubato!
E lo so, poi, ho cosa di mezzo in mezzo, ti tirano il pelo da stile, Maremma grinciosa, Maremma. Porco, contenuti, eh? Allora stai assistiti, lo ripeto. Ero lì, sul callare, davanti al callare che stiravo su l'intelaiata della porta. Mi viene a portata di mano il ferro, mi diedi una sbracciata, se ne becco uno lo stesso. Due mesi dopo lo ritroverò. E lo so poi, c'avevo una frullana che frullava pareva una trota. Tandieti a tagli all'ortia, c'ho torpio. Pum! Maremma tamponata! Oddio, cazzo, quello da te! Povera la mitrullana! Ora fare una sega! Maremma rimpiattuccita, Maremma! Un gastro se non ti giura, gli è che siamo vecchi! Non c'è più fuori a tirare avanti la terra, eh! E ci vorrebbe dopo! O che discorsigliendo? O perché? Io non ti calmo più! Lo sapisci, citrullone! E dicevo ci vorrebbe dopo per i tassi a tirare avanti la terra, eh! Io! E chi lo paga? È più vano! Grazie, signore, non mi arriva figlio! Bisognerebbe la bimba si accasasse! E con chi? Col sacrestano! Oh Gaspero, chi vuoi la figli? E gli è più vecchia di noi altri! Maremma di gloria! Hai ragione! Ho vedi! E lei ci spera a te! Quando se ne ragiona, mi piglia fuori le cose, mi viene le pompe. E dove va piglia meglio nel baschieri? C'aveva una bella posizione. Via, buonito! Ma grazie a Dio, Dormito! C'aveva una posizione! Devi dire che la bimba occasione ce l'ha sempre avuta in pulita, è sempre stata una bella ragazza. Sì, ma un'isio non faceva mai nessuno, quando per il nato storto, quando per gli occhi stravi, quando per il puntarolo. Oh Gaspera, e bisogna accontentarsi, specialmente ora sull'età matura. Ma lei è sempre acerba, poverina, e ha sempre bisogno del suo babbo. E della sua mamma? No, della sua mamma e del suo babbo. Non è la stessa giù? No, non è la stessa giù. No. Ce la faccio più, se non vieni in poi no, se tra ci tireremo se. Ciao mia bella, non sarà più zitella, rimarrà più sola e ci avrà qualche parola perché merita di più. E se un sarar bastieri, appagnate pensieri, ci penserà qualcuno che gli fa passare digiuno e a tirarsela un po' su. Se la vorranno moglie, si leverà le moglie. Ave Maremma, ne un stucchino, tre banane, una pioce e due vignè. E noi tutti contenti, s'aspetterà le venti. Ave c'è un nipotino, ma perché un assassino non si vuole di più?
benzina. Ma te lo sai che voglio più bene a Giaomina che un filare di acciofi, guarda. Maremma, rucola, maremma. Non lo so, anche se un me lo dici ne è un vento. Oh, del resto, anche all'altro l'ha messo il nome della tua figliola, dunque. Già, anche la mia presa. E pensa che mi tocca di sfammene, povera Giaomina. Ma perché la vendi? Per forza, come faccio a mantenerla? Costa più di un cristiano, faremo anzuppata. Ma guarda Dio! Ma cosa hai detto? Dove? Hai detto ma guarda Dio! Oh, cosa dici che tu dove? Dicevo guarda lì, ci toccava la mia cognata, ecco. Sì, ma così ci guardi, ci toccava la mia teso, eh. Povera la mia fretta, me l'ero sbozzolata, me l'ero tirata su dal piccinina. E ora mi tocca di spalle, povera Giaomina, povera! Chi è la tua figliola? Dicevo della apra! Però anche una bimba mi dà un mucchio di pensieri! Non trova mai il guasto in me! Povera Giaomina, povera! Chi è la apra? E dicevo della tua figliola! Dai un po' a testa, ma per cosa l'hai preso? Per un scialucco? Marimma di piccoluta! Ma che discorsi niente, giusto questi occhi? Oh, quella di mettere il nome della tua vita alla bestia! Un chi si capisce dovuto a chi si capisce! Oh, per capire qualche cosa, lo se ne raccolta che ne arrabbiamo! Ma guarda, tanto c'è più da domentarsi, da dove vengono venire a figliaoli. Deve venire un compratore di città perché dice che ci vuole per un allevamento. Andiamo, non me lo può far preparare quella tortura, va? Sì, allora ce la portano via! Povera Giaomina! Ma mia la bimba! La apra! La apra? Povera Giaomina, povera! Ma l'apra o la bimba? La bimba! La apra, la... Maremma, Peonita, ho capito mia figlia! La bimba! Giacomina, dolce creatura, dove sei? Da quando ti ho vista, il mio pensiero è sempre rivolto a te. Fatti vedere. Sono tanti anni, sai, che cerco l'anima gemella e finalmente ti ho trovato. Sono venuto a chiedere la tua mano, sì, voglio portarti via con me e quando saremo lontani staremo sempre insieme. Oh, Giacomina, oggi è... Così cercava qualcuno? Sì, io sarei qui per Giacomina. E compratore, sa? Non ti paga bene, tu dici di avere tanti soldi. E oh, hai visto, una portata con l'erba media olorata. Dunque lei sarebbe vissuto per Giacomina? Sì, precisamente. E la porta via subito? Ah, ma allora voi siete già al corrente della cosa, eh? Sì, e me lo disse di ieri il pastore, sa che lei sarebbe vissuto, no? Ma io veramente non ho il piacere di conoscere questo signor Izieri, ma innanzitutto ho il dovere di presentarlo. Mi permette Natale e Capodanno. Natale e Capodanno. Cosa ha detto, scusi? Il nome, Natale e Capodanno. Ah, piacere, San Giuseppe! Vi presento a Mime qua! Buone feste, a me c'è tanto piacere! E dunque, se non va errato voi, dovreste essere il signor Casco! Sì, propriamente, sono io, sono io! E questa gentile navicella, la signora Caspera, eh? Veramente noi nelle damicelle chi si mette la vivente, sa? Di Caspera sarei io, però senza signora. No, Caspera e basta. Poi di là ci sarebbe la figliola. Dai, un po' di figlia, cosa vuoi interessi nel signore sui familiari? Ma non interessano, interessano i cose. Hai visto, Garofalo?
Dov'è Giacomina? Ti dà nella strada, dopo ne le faccio vedere. Oh, che carina! A muggere nella strada! Veramente lo shampoo dai! Cosa la vuole con latte e tutto? Dicevo, prima di portarla via sarebbe bene discutere un po' forte, un po' ecco. Sa basta dire. Cosa ha detto? Sa basta dire. Noi a Pisa gli dicono in un'altra maniera, ma alla fine... Io intendevo dire che ciò mi pare ovvio, tanto più che la conosco così poco. Ma di particolare vorrei sbagliarmi nel giudiare, dato che alla per infine l'ho allevata fino a ora. Ma non per dire, ma che bella, vero Carlo? È anche buona, anche buona. Ma questo lo so, ci siamo già incontrati, sapete. Ma perché l'ha già vista? Ah sì, ma solo un paio di volte proprio là dietro la siepe. Sì, ci va sempre a far la piscia. Senti, ma non mi scappa! E mi è sana, sa! Non c'è più la chistite! Faremo a picciarotola! In ogni modo, quello che più importa ora è che possa venire con me. Sì, io capisco come sia affezionata alla famiglia, al suo luogo di origine, in Palmarla! Voglio impalmarla, le cingerò il capo con un serto di alloro. Oh mamma, poverina, la vuole mangiarla! Oh Caspera, come mi si vede a dire? A me mi dispiace, poverina, allora! Oh no, lei non se ne intende, e non ci vuole l'alloro, e ci vuole il camerino! E poi di dura! Cosa dite? A me piace tanto, piace. Oh, guardi, se pigliava un agnello da Riccieri il pastore, mangiava meglio. Scusatemi, ma io non riesco ad afferrare. Ma mi si nega, ho detto, e buona, bravo. Oddio, via, qualche ciampata la rivoga, Sì, anche qualche cornata. E meno male altra ce n'ha pulire. Corno. Lei no, ma il tuo fratello ne può avere un'idea, Ma perché ha pure un fratello? Ce l'aveva, ne è morto. È rimasto sotto il trattore, di morto. Lui sì che ce l'aveva. Allora il tuo fratello che ne aveva uno più lungo. Ma lo sa che c'aveva un po' di orno il suo fratello che pareva un rino maremmale per ospite? Scusate, ma io proprio non riesco a capire, ecco, per favore, mi volete fare il favore di chiamare Giacomino? Ma se mi si dice come la deve governare? Per esempio, dove la tiene? Ma con me in casa mia? Lo vede, se gli mangia l'otto, gli mangia tutto il canapè. Gli piace un mucchio la pagliuzza. Gli deve dare anche due ruote. Ma vedi a Moina, se non gli viene la vetrina. Uno cicchi di pane li mangia volentieri, vero Gaspita? Giulio, anche una bella manata di sale. Che fa mucchio già da lei. Scusate, io proprio non riesco più a seguirvi. Ecco, per favore, mi volete fare il favore di chiamare Giacomina? Dov'è Giacomina? Di là, troiata faccia all'aria. L'uomo, venga, meniamo, si va a dare una grattatina, venga. Dove? Ma su peli della pancia. Di carbambu che fa si grattare. Ma voi siete parlando di Giacomina? E dai peli sulla pancia. Oh. E sulla pancia, fino alla gola mia. Ah no, scusatemi tanto, signori, ma quella è una bestia, i peli sulla pancia, le corna, le sambate, i rosicchi, la manata di... Scusatemi, ma io a questo punto ritiro la mia proposta e me ne vado, non posso, meno male che me ne sono accorto a tempo, ma come si fa a imparentarsi con una... No, scusatemi tanto, signori, a non rivederci, e mi dispiace, ma meno male che me ne sono accorto a tempo. Ma se ne vada! E chi ha fatto sta, capellino? Non vada a
donna, eh? Lo so, ma sono tutti i cittadini. Vogliono grandi tende, hanno altri, che oggi, perché noi altri siamo peggio di noi altri, noi altri quando li crescete con noi altri. Noi altri siamo meno altri, sa, io bene cazzola. No. No, però, lasco, becco, beccalo! Problema grave avere una figlia zitella, specialmente poi se è pelosa fino al collo, eh? Dunque, a questo punto, avete visto nella prima parte c'era un tipo, una nostra macchietta, che aveva un problema, coniugale. E siccome qui abbiamo in brigata la sora Colomba, che è un po' gelosa di tutte, e allora anche lei ha voluto avere lo stesso problema. E qui dietro, venga, venga, sora Colomba. Sì, mi pare che... insomma, abbia sposato 4-5 volte anche lei. Venga, o se l'ha inventato naturalmente. Dove? Eccola qua! Venga, venga! Com'è che... stavo introducendo il suo problema di vedovanza. Avevi tanta furia di introdurre, sì. No, per la volta del cielo, io non... E lei spido, la lingua batte... Beh, con quello che segue. Comunque non è molto abbacchiata, no? Su di morale, eh? Che sei libero? No, a dire la verità io sono sposato con prole. Sa vuol dire? È più bella di me, prole. Sarà meglio che io me ne vada perché altrimenti qui non si prosegue. La lascio a questo gentile pubblico, può raccontare le sue vicissitudini matrimoniali, prego. Allora, io sono nata per essere vedova. E mariti non mi reggano. Si vede ci devo aver fiato piperino, mi vogliono tutti. Ecco, ma se son bavette c'ho colpa io. Mi maritai la prima volta, ero sempre una bimbetta, non lo volevo. Fu per via di mia madre, anni avevo. Mia per lui, poverino, era tanto buono, ma gli era secco. Smunto, rifinito, tisio insomma, via. Ma mia me era secco, pareva un attaccapanni, pareva. A letto con quello stile tutti striminziti, era tutto un lividore, mi muovo da tutte le parti. E un quattrino non quasi mai fa nulla, cioè, ponzava, veniva la piattaccina, pareva avesse fatto delle gatte di Saranieri. Bianco un cencio lavato, lo chiamavano anemia. A tavola non mangiava quasi nulla, la pasta ne buttavo mezzo io, ne mangiava mezzetto, quell'altra mi toccava mangiarla tutta a me. La potevo mi buttare via, oh! L'avevo pagata, va bene! No, al cane gli dava il pane, la ciccia non la voleva, mi toccava mangiare a covella. È lui che mi ha rovinato! È lui che mi ha rovinato, sì! In 2 anni che ce l'ho avuto, sono ingrassata quasi 40 io! Se mi ha provato l'altro lo mettavo da circolo d'ogni! Povero stinchi di linchi! Mi morì per Ferragosto! Si stese al sole in costume sul terrazzo, pareva Pinocchio. Si scordò tutto, non sai so più. Passò un po' troppo di tempo e ne trovi un altro.
Sì, era alto, grosso, tarchiato, tutto il contrario di quello di prima. Lavorava opera da Onti della Seta. Ci si sposiede, mamma mia, ma era rosso! Pareva una fetta di covero, pareva! Per forza, bevevamo una spugna, beveva! In 10 mesi che ce l'ho avuto, a letto ci sarà piantito sì e no 3 o 4 volte. Siccome Diasa stava al quarto piano, no? Allora, è più di un piano rotto gli rimontava dalla baratta. Al terzo si addormentava all'interno, gli buttavano una giacchetta sul groppone, arrivava la mattina dopo. Per mesi! E io sola! Mi pareva di essere vedova, mi pareva. No, si vede poi, dopo lo faceva per farmi ci fa l'allenamento, Lo portò all'ospedale all'ultimo tuffo. Con una fiatata butto in terra, un dottore, una diplomata e un infermiere di 63 kg. Gli fece una corsa all'asso, gli levò 2 litri di sangue. Ce l'hanno sempre. Gli infermieri ci fanno il pollice quando sono di turno la notte. Il professore me lo disse, Vestamovic ha una cirrosi epatica a livello d'ultimo grado. Se campa gli ha un miraolo. A lui invece del fegato gli ci vorrebbe la cipolla per le galline. Mi morì davvero. Eravamo di gennaio. Si crepava dal freddo. Morì chiedendomi perdono. E un cognacchino per riscaldarsi. Sarà passato... Vatte di via Aurora, te la puoi portare un paragone. Se vai ancora terzo, ci potevo via stare sola, sì. Qua la posta, eroita, a fa un vaglia, no? Lui era detto a me, secco lungo allampanato. Allungò una mano e mi passò avanti, pareva un orangotango. Dice, mi fa questo versamento? Mi lasse andare una pedata in un ginocchio e ne feci venire davvero il pensamento. Lavorai a casa se vuoi così che si diede parta. Che si diede parta? Dopo un po' ci si sposiede. Sarà passato 7-8 mesi per portarti un paragone. Universo del giudizio! Giallo, giallo, pareva un prato di limoni. Mamma mia, andava sempre nel peggio. L'avevo sempre per l'osa, si lamentava continuamente. Dissi, se muoio questo via l'ultimo, Figlia paperi nella barca gialla di San Francesco. Oh, mi morì da me. Era il tocco. Eravamo lì che si mangiava. Mi ha scorriverso sul tombolo della pulenda. Era tutto un giallio. Non sapevo qual era il muso e qual era la pulenda. Dissi basta, non ne voglio più sapere. Ma ci riaschieri. Fatti in legna lungo mare, un bel morino mi inciampo. Sì, no, ma mia moro di apetia, no, quelli belli neri, quelli belli lustri che sembra una vita con la ceretta, sai? Sì, nero, con una bella testata di apelli e insalata di ciolina, un croce di naso a vitella di latte, un par di labbra acciuo, un colpo di fulmine. Così di 2 mesi dopo nella chiesina del campo d'erbi dove lavorava lui. Oh mio vero nero! Pareva un cannello di regolizia! A casa, siccome c'è una lucina un po' fiola, se urlidevo lo vedevo! Giornate che si è passato e che nottate! Questi vestovi è di ferro, è d'acciaio! E i nocchi se vestovi è! Vestovi mi dura eternum! Lo finisco più!
più. Invece no, invece mi ammazzano anche quello lì. O di notte arrivo al nostro porto, da quanto muore un cane la piccione al monumento. La mattina dopo ci trovano 5 mori. Povero Calimero. E pensa che ne dicevo sempre, ridi, ridi se non ti vedono. Che la sera mi va nervoso. Se lo volessi, chi poi mi pigli? Se riesco su un piede lo sistemo. Anzi no, c'è Cosino di là. Ora se mi riesce un vincere alla Saprole, a quanto lui, sì, potrebbe essere il quinto. Pericolosa, eh? Se c'è qualcuno che vuole candidarsi a fare il sesto marito. Bene, ora ritorno a Fabrizio. Fabrizio, ecco. Ecco Fabrizio, sì, mi stavo preparando il terreno. Il terreno, sì. No, mi pare che tu voglia riprendere un po' il discorso. Sì, no? Mi abbaccio un pochino le fila del discorso. Va bene, allora io me ne vado. Sì, vai via, vai. Ora vado il filo del microfono. Mi serve? Vai, no. Io ho parlato un discorso sulle... C'è qualcuno che parla italiano lì? Te parli italiano? Bravo, mi fai piacere. No, perché te? Oggi in Italia si parla tutte le lingue fuori dell'italiano. Ma ci avete fatto altro? Ma ragazzi, ma... Allora io stasera sono lì per i 20 anni a madrelingua. Viva Dante! A passo buce, vado tu cane, lui chi ce l'ha a me? Ma ragazzi, ma è diventata una mania, mi ha parlato strogoto. C'è un mio amico mi dice sempre, Fabrizio, ci te devi parlare, se vuoi essere un ganso, ci devi parlare così. Guarda, I got one, I'm forgetting again, I give a fuck, I gotta get lost, I got one, come find out me. Ma che? Dice, perché se no non sei in... Il dove? Mania, ovvio l'ho detto, io. La mia moglie deve sapere che è rincoglionita. Siccome lei è progressista, crede di essere un petudato perché fa guardare bimbetta la babysitter, poi organizza il meeting e fa zitiche per poter stare contro l'establishment. Oh, giornali, dei quarti giornali che mischierate che scrive, guarda. Dice si offre al giovane fortemente motivato alle problematiche specifiche un posto di marketing e assistante, purché abbia esperienza di product manager, si assicura un buon trattamento economico, previo periodo di trainince, nel quale abbia dimostrato di saper incrementare erbotiche. Poi dice, è indispensabile la conoscenza della lingua tedesca. Ora dopo tutto questo americano cosa c'entra il tedesco? Poi continua, dice si offre incarico di capo area con diretta responsabilità nel raggiungimento del target. Cos'è di questo? Sai cos'è il target? La vermi delle gare, cos'è il target? La vedi che non lo sa, falla furba, ora ce lo dice a tutti cos'è? No, vedi che non lo sai, hai voglia di perciampi te perché sei più facile. Voglio lasciare un po' che se non se vuoi. Se un cinghierismo ti aspetto forte. E tanto se sapete cos'è, come essere il traguardo, è il fine che uno si propone di raggiungere. Come l'ha detto mia amica, scusate la mia cucina, sono una media tutti e due, meglio di uno, da lì su. Ragazzi, questo oggi è l'inquadro manageriale, che se uno sai che viaggi male, te lo dico a te. Dice oggi bisogna parlare così, capito? Dice perché se no sei un ignorante. Difatti tutti gli ignoranti che
che parlano italiano dove sono? Sono tutti all'università a insegnare a leggere, no? C'è che... Capito? Andiamo a leggere, dai. Ragazzi! Ragazzi, qui c'è l'esterofilia! L'esterofilia! Anche figlioli rompono le scatole, ma c'è anche l'esterofilia! C'è l'esterofilia che ci frega, ma sai cos'è l'esterofilia? Hai fatto il creo? Ma non lo può sapere. L'esterofilia! Insomma, c'è la mediofilia, c'è l'androfilia, c'è la gallofilia. Ma non è una malattia che mi dà pochi, eh? Gallofilia vuol dire amico dei galli, capito? Insomma, dei francesi che prima gli erano galli e ora sono gafoni. Dice oggi a parlare così, cioè perché sennò sei un ignorante, cioè perché ci sembra di essere più ganti con le parole di Bellarzo. Dio, ma come, no? Noi che siamo un popolo di ganti, di sapientoni, che si è insegnato a tutti a parlare del mondo, d'arte, di scienza, di politica, meglio di altri occhi che cazzo la sa fare nessuno, ragazzi, di sindacato, meglio di noi chi lo so, noi! Bisogna imparare da loro. Accidenti all'ottobre del 1492. Poteva sbarcarli sulla terra, ben pronto. Hai capito, ragazzi? Lì non ci si capisce più nulla. Oh, ragazzi. È un te qua. Ma che c'ho? Oh, la mia moglie, no, è truccato. Ma che c'ho che giocasse la mia moglie? E faceva... Oh. I am new look davanti allo specchio, sai? I am new look. Put the line. Dio, ma sei incoglionita, cosa fai? O dove vai? Dice, vado a fare shopping. Dove vai? Dice, vado a fare shopping, no? O cosa vuol dire? Dice, vado a fare la spesa, o crepano. E allora parla come cammini, no? Figlia, bucare del mondo. A me mi tocca far pudding perché il dottore mi ha proibito di ora. E ti vediamo poi oggi, ci vediamo quando l'ho parlato con Dio, ma mi sto cercando in morte. E il dottore mi disse che per far passare dolori ci voleva la break dance, si è troncata in due. Ha preso per la medicina, capito? Poi vai fuori. Uno va fuori, non ci ha finito nulla. Pensi fuori, new shop, coin feur paur dame, supermarket, coin feur paur dame, prema me, prema pa, prema da, prema guai tu ma. Desigene studio internazionale a Zing, attasciate, belli soff, che un giorno domandai a un vigile, scusi, io che ho fatto la vita elementare, dove la vado a comprare la roba, si porta a bere? Hai capito? Qui ci si capisce più di un accidente all'esterofilia, se vai allo stadio, fai una partita, per entrare dentro ti si vuole, e chi intende, se non voglio entrare. Si sente dal microfono. Poi c'è il grosso, Mecevolle, l'Occide, Fraile, Corne, e ne sono tanti, le mogli sono tutte a casa. Sì, perché non ce ne vuole occupare. Vai in albergo, non capisci più nulla, in albergo appena entri, c'è l'altro. Ti rigiri, c'è l'Istre, dice venga con me si fa il bureale. Poi c'è il metro, 2 metri, 3 metri, dipende da quanto è alto. Al bar, perché c'è il bar drink, long drink, il sec, demi sec, il cocktail, brutto, cattiva, te la vai a figlia anche il posto. Oh, al ristorante, ragazzi, entri dentro, cosa ti danno? L'omelette, la potage. Il volo, le crepes, lo mangiate le crepes, il bidet donne, che io credevo fosse un bidet mezzo scemo, dice tutta un'altra
scusi, mi porto un bello doc? Dammi a sette in baffino di Bustro che te l'hai a mangiare a te. A me mi piacciono neanche i barboncini, però porta a Bustro. Oh raga, qui ci si affisce più nulla a nessuno figlio, siamo diventati tutti scemi. L'altro giorno entro in casa, c'era la mia moglie, oh Mimmo dov'è? Dice no, sai, si è dovuto fermare a mangiare un fast food perché hanno cura con un suo amico, perché hanno cura di tappa allo spettacolo, dice che si chiama Drive Off, dice poi c'è tanto da fare l'aerobic dance, dice vedrai che dove fai le croppe e arriva, figlia di un cane che tu ma figlia. È nata a Ponte Buccianese, si mette a parlare sul cancare di tutti, a me mi fanno dire in casa! Bene, mentre il nostro vero autentico macchinista prepara la scena, perfetto, io introduco un attimo l'ultima scenetta intitolata Dalla dentista. Ve la devo introdurre perché è basata su un equivoco. Bene, abbiamo un sempliciotto al quale è stato dato un indirizzo di una signora compiacente, avete capito, no? In una via di Pisa questa signora insomma fa quel mestierino e si chiama signora Rosa, ma per disgrazia di questo sempliciotto nella stessa strada esercita anche la professione una dentista che si chiama Rosa anch'essa. Ora il numero della dentista è il numero 6, il numero di quella signora invece è il numero 9. È successo che un bambino giocando ha fatto rovesciare il numero e quindi il nostro sempliciotto si recherà dalla dentista invece che dall'altra signora. Basta, ho detto anche troppo, la scena è pronta, quindi buon divertimento con l'ultimo sketch dalla dentista. Senta, io sarei venuto per
Anch'io sono qui per questo. Ah sì? Allora permetta di presenti. Arcipita dei Pischiotti. C'è un allevamento di maiali nel padrone di Pietina, sa? Ah, molto piacere. Io invece sono Alfonso Spinacetti. Ah, Spinacetti. Rappresentante di Piccoli Articoli in Gomma. Piccoli Articoli in Gomma, eh? Eh sì, Ciucciotti. Ah, Ciucciotti. Ora io chissà cosa avevo penso. Senta un po', ma lei la signora Rosa la conosce bene? Sì, la conosce, eh. E chissà quante volte ci è venuto, vedi? E com'è? Come sarebbe a dire com'è? Sì, insomma, sta come sta la carrozzeria, ecco. Vabbè, in quel senso lì. Anche in quell'altro senso, eh. No, ma bisogna dire che è una bellissima donna. Sì, vero male. Sì, ma pensi che prima fare questo mestiere ha partecipato pure ad un concorso per Miss Italia ed è arrivata seconda per un soffio. Come sarebbe a dire per un soffio? Perché gli scoppò qualcosa davanti alla giuria? No, dove le soffiò il primo posto una bolognese. Queste bolognesi sono tremende, sono tremende. Senta un po', Fagiolini. No, Spinacetti. Sì, Spinacetti, sì. Ma lei ci viene spesso? Io quando ne sento il bisogno. Già, quando uno ne sente il bisogno, viene vita la sola rosa. Ma scusi, forse lei non è qui perché ne sentiva il bisogno? Senta un po', signor Zucchinetti. Che spina c'è? Ma la signora è sola oppure... È sola. Si vede fino a qualche tempo fa. Sì. Aveva una ragazza che l'aiutava. Ma ho dovuto cacciarla. Ma lei sa come sono le giovani d'oggi. Buone. Sì, va bene, pace smancate. Come? Esigenze molte e lavoro poco. Invece guardi non per dire. Sì. Non per dire, ma la signora Rosa è la fine del mondo! Senta un po', signor Peperuccini! Sì, abbia pazienza, ma sono così paziente, allora mi c'entra più, lo sai? Anche a me quando venni qui la prima volta fece lo stesso effetto. Sì, fece lo stesso effetto, eh. Senta un po', se cavolo a punta. Dato che lei ci vede spesso, non mi potrebbe far passare avanti, sa, capito? No, mi dispiace.